Buongiorno signori, so che avete molto da fare tutti, mi dispiace di aver ritardato questo incontro con voi, ma una serie di circostanze mi hanno impedito di fare prima questa conferenza stampa. I provvedimenti sono arrivati, sapete, a un'ora abbastanza tarda e siamo riusciti a organizzarci prima. Sì, sì, prego. Allora, nella giornata di domenica c'è stata questa scomparsa del ragazzo 17enne e la madre, durante la serata preoccupata, è venuta a informare il comandante della stazione di Sant'Angelo in Vado circa la scomparsa appunto del proprio figlio. Abbiamo iniziato a fare delle prime ricerche, ma col calare del buio abbiamo dovuto sospenderle. Nel frattempo, la mattina dopo, mentre continuavamo a ricercare, ma soprattutto seguendo le tracce dei suoi cellulari e cominciando a sentire gli amici, e anche alla luce del fatto di questi messaggi che il ragazzo avrebbe lasciato diretti alla madre e alla propria fidanzata, mentre continuavamo queste ricerche, si è avuto purtroppo il ritrovamento del cadavere del ragazzo in quella zona, in località San Martino, in Selva Nera, nei pressi di una chiesa che è solitamente usata per cerimonie di matrimonio e che purtroppo è diventato un luogo di morte. Luogo di morte per questo ragazzo, che è stato ritrovato da un cittadino del luogo, da un abitante residente del luogo, che è rinvenuto appunto, ha notato i piedi di questo ragazzo che sporgevano dal dirupo di questo poggio e ha immediatamente dato l'allarme. Ci siamo recati sul posto, non sapevamo se era la persona che stavamo cercando, il ragazzo che stavamo cercando, è stato anche abbastanza difficoltoso il recupero del cadavere e la sua identificazione e una volta che purtroppo abbiamo avuto la certezza che era lui, abbiamo iniziato a dirigerci le nostre attività di indagine per scoprire le cause della morte, se erano dovute alla responsabilità di terzi o se erano dovute a un suicidio, a un incidente. Non possiamo tralasciare nessuna ipotesi all'inizio, non possiamo partire con una tesi precostituita. Ulteriori accertamenti ci hanno consentito di avvalorare l'ipotesi che fosse stata una morte violenza causata da terzi e abbiamo iniziato a cercare i possibili moventi nell'ambito delle amicizie, delle conoscenze, delle frequentazioni di questo ragazzo. Questa attività, che è stata fatta sia a livello tecnologico attraverso l'esame dei tabulati, l'esame dei social network a cui questo ragazzo è iscritto e anche la cerca dei suoi amici, e sia col vecchio sistema di sentire le persone, sentire i ragazzi uno per uno, sentire i conoscenti, sentire le frequentazioni degli esercizi pubblici dove questo ragazzo si recava, i luoghi che lui frequentava sia nel paese sia nella zona circostanti, anche se diciamo, la mobilità di questo ragazzo era limitata perché non aveva né motorino né bicicletta, lui si muoveva con mezzi pubblici. Siamo riusciti ad avere alcune prime indiscrezioni che ci hanno consentito di indirizzarci verso un ristretto gruppo di ragazzi. Ulteriore scrematura ci ha indirizzato verso questi due giovani. Io non li chiamerei ragazzi perché sono due adulti, uno 19 e uno di 20 anni, che hanno pensato bene di, secondo noi, poi chiaramente sarà il giudice a stabilire la realtà giudiziaria, come sono gli autori di questo, lasciami dire, efferato delitto. Un delitto nei confronti di un ragazzo che a tutt'oggi non ha colpe se non di essere un ragazzo che piaceva conoscere altre persone, che conosceva, che si frequentava in una realtà piccola e essenzialmente sana come Sant'Angelo in Vado e i paesi limitrofi, ragazzi che frequentano scuole insieme, che frequentano gli stessi locali, che frequentano il campo sportivo e il locale stazione degli autobus che si prendono la mattina e dove magari qualche volta quando non si va a scuola ci si raduna lì per andare o a Peso o in altre parti come più o meno tutti hanno fatto alla loro età. E purtroppo ha commesso l'errore di aver suscitato la gelosia di uno dei due, se me lo rimettete. No, indietro. Indietro, grazie. Indietro. Le foto dei due. Sì. Di Meta Igli. Questa persona, fidanzato con una ragazza, anche lei del luogo, ha iniziato a convincersi che il ragazzo in questione
fosse interessato o addirittura avesse avuto una relazione, un rapporto con la sua fidanzata. Questa cosa non è stato un rodimento, in questo è stato un evolversi, un gelosirsi sempre più, ecco, un rodimento continuo, finché ha ritenuto necessario, per poter tornare in pace con se stesso, affrontare questa persona, affrontare questo ragazzo e chiedere contezza di quello che aveva fatto e fargliela pagare. Fagliela pagare come? Nel modo in cui, come avete cominciato a sapere tutti, con la morte di questo ragazzo. Come è avvenuto l'incontro? L'incontro è avvenuto vicino alla stazione delle corriere, alla stazione degli autobus. Il ragazzo, e questo dimostra anche il suo sentirsi perfettamente innocente di qualunque vicenda di potesse essere accusato, invitato dai due ad andare a fare un bagno al fiume, ha accettato senza problemi, senza timori, non ignaro completamente di quello che lo attendeva. È salito in macchina senza costrizione, secondo la nostra opinione, si sono appartati in quel poggio, volendo fare non so che cosa, di Selvanera, e lì c'è stata l'aggressione, aggressione proditoria. Il ragazzo, la vittima, era anche fisicamente più prestante dei due, è stato preso completamente alla sprovvista, tramortito, hanno cercato di legarlo con questo pacco, con questo nastro da pacchi, e è spuntato fuori questo coltello, questa lama che ha colpito il ragazzo in una zona vitale, praticamente con questa furia è stato quasi decapitato, è stato sgozzato, la morte è stata rapida comunque perché l'emorragia è stata ovviamente immediata e molto violenta. Abbiamo trovato parecchio sangue sul posto per quello che riteniamo, salvo ulteriori sviluppi delle indagini, perché ripeto, non sono concluse, stiamo continuando a cercare ulteriori elementi. C'è parecchio sangue sul posto, sotto questa croce in metallo al centro di questo piccolo poggio, circondato da cipressi, una posizione ideale per chi voglia fare qualcosa senza essere visto, una posizione da cui si nota per chilometri tutto il circondario, e invece non si è visti perché questi alberi impediscono una corretta visuale di chi è su questo poggio. E lì si è consumata questa tragedia che poi è continuata con aver preso il cadavere e averlo gettato di sotto, sperando che non venisse ritrovato, per il fatto appunto che è una zona poco frequentata, se no episodicamente, e si sono allontanati. E cosa sono andati a fare? Quel bagno che avevano programmato. E sono andato a fare il bagno. Durante il tragitto, ecco, lei mi sta seguendo perché io vado a braccio, ecco, durante il tragitto hanno pensato bene di liberarsi in posti diversi del vario materiale con cui hanno consumato questo delitto. Magari hanno imparato in altri episodi simili, quando c'è stato in altre zone l'assassino che ha gettato indumenti e materiale compromesso dal sangue in varie zone. È stata un po', questa è una ricerca che si è protratta per tutto il giorno di ieri e sta continuando perché vogliamo avere tutto il materiale che ci possa servire per ricostruire tutta questa vicenda. Ci sono i vari posti dove sono stati trovati gli indumenti, e una cosa che mi ha dato anche da pensare, anche se poco influente ai fini delle indagini, che gli assassini, la loro furia di raccattare tutto, hanno portato via anche una scarpa della vittima. Potevano anche gettarla giù al posto, se la sono portata dietro. Quasi a voler lasciare una traccia di quello che avevano fatto, perché ci avrebbe aiutato, come è stato ulteriormente, a ricollegare questi indumenti a questa scarpa del ragazzo. Sì. Questo è il vario materiale che abbiamo repertato. Lo stiamo raccogliendo, lo stiamo ritrovando in base ad alcune prime ammissioni di uno di questi due ragazzi, di questi due uomini, che sta cominciando a capire
l'enorme portata, l'enorme tragedia di cui lui è stato coautore, e sta cercando in qualche maniera, diciamo al di là di un possibile beneficio, di possibili sconti di pena, di emendarsi. Io mi auguro che lui e anche l'altra persona capiscono che il danno che hanno fatto è irreparabile. C'è una madre che non vedrà più suo figlio. E loro possono però fare in maniera che questa cosa non succeda più e che possano veramente pentirsi di quello che hanno fatto. Grazie. Il coltello lo stiamo cercando, ci hanno indicato dei posti, però purtroppo non so se qualcuno di voi è stato in quella zona, sono zone con una boscaglia fittissima, dove è stato un problema, abbiamo dovuto ricorrere all'aiuto, anzi del prezioso aiuto dei vigili del fuoco, che si sono prodigati anche loro nel calarsi in corda doppia da viadotti in zone estremamente scoscese e pericolose e impervie, sì. E stato indicato da loro, ragazzi? Qualche cosa l'abbiamo trovato, altre cose siamo riusciti ad ottenerle attraverso la nostra attività di indagine, e ci hanno aiutato a circoscrivere le zone, a circoscrivere i luoghi dove hanno gettato questo materiale che vedete. Scusi, ma non ci può chiedere un attimo il ruolo dell'altro, dell'amico, che è quello che mi pare di aver capito abbia fatto le prime missioni, mentre l'esecutore materiale del delitto non parla? Cioè, sì, guardi, io sono fermo a ieri sera, quando poi siamo tornati, le due persone sono state portate in carcere. La posizione al momento è questa, che uno dei due, diciamo quello che appare al momento meno coinvolto, ha cominciato a collaborare fornendo indicazioni su questo materiale. Il Mario, sì. E l'altro ancora non si è ben reso conto di quello che ha commesso, non tanto di quello che lo aspetta, ma di quello di cui lui è stato autore per dei motivi che non hanno, a parte non c'è mai giustificazione, ma ancora più in questa situazione. Ma dice di non aver visto, di non aver incontrato. Non risponde. Sì. Come detto prima, abbiamo fatto un'attività di indagine sia con sistemi tecnologici sia con sistemi alla vecchia maniera, parlando con le persone, e un paesino di alcune centinaia di abitanti, con ogni generazione ristretta a poche decine di persone, più o meno si conoscono tutti fanno le stesse scuole o hanno frequentato lo stesso club sportivo, insomma in qualche maniera se non sono amici si conoscono. Si vedono, c'è un luogo di grossa aggregazione che è la stazione degli autobus, dove per forza o per volontà ci si incontra e ci si scambia una battuta, e lì si vengono a sapere le cose, si vedono atteggiamenti, si vede un gruppetto che si separa da un altro e così via. Con l'attenzione che abbiamo voluto prestare a questi ragazzi, ascoltandoli anche per ore, sentendo l'umore e la situazione, i vari rapporti fra questi ragazzi, anche le conflittualità, siamo riusciti a capire chi poteva avere un possibile momento e chi poteva avercela con lui, anche se sinceramente avercela con un ragazzo come lui è molto difficile. Si era parlato di un ragazzo, diciamo, che si era avuto con amicizie sbagliate, è una notizia sbagliata. Guardi, premesso che una realtà come l'entroterra di Urbino, parlare di amicizie sbagliate, parlare di grosse problematiche, ecco, lascia un po' il tempo che trova. Sono realtà molto piccole, dove tutti conoscono tutti, dove o ti metti veramente fuori dalla società in una maniera assoluta, magari te ne vai, ecco, vai in grossi centri dove puoi vivere la vita che preferisci, ma stando lì non ci sono grosse situazioni in cui poter mettersi nei casini. I due ragazzi fermati hanno precedenti penali o di polizia? No. È vero che uno dei due aveva provato a scappare, a fuggire? Uno dei due si era organizzato, e tant'è abbiamo ritrovato che stava dormendo in macchina, nella macchina della madre, e diciamo probabilmente, anche perché
Sì, abbiamo trovato anche una certa somma di denaro, una sua disponibilità. Si stava provando a tornare in Albania. L'esecutore? Esatto, Igli. Che hanno tentato di tramortirlo, quindi che significa? Avrebbe ricevuto a freddo un calcio in testa, o comunque stava colpito alla testa. Allora, ragazzo di 1,80 m, loro più piccolini, più mingherlini, o lo prendevano così, o se no ci sarebbe stata una violenta colluttazione, chiaramente. Una persona. È un'ipotesi che stiamo ancora valutando, è per quello che abbiamo bisogno di più particolari, di più elementi possibili per vedere se c'è stata una creazione di un piano, di un progetto e poi la sua esecuzione. Al momento non l'abbiamo rubricata questa cosa. Questo spero quanto prima che ce lo possano chiedere loro stessi, perché ovviamente con la cronologia consente sia di averlo fatto lui, però lo ritengo alla luce dei fatti successivi estremamente improbabile, e anche per il fatto che non ha portato via niente da casa. Addirittura c'era un videogioco che era ancora acceso. Non penso che uno decida di cambiare vita in questa maniera. È possibile che siano stati gli stessi autori del delitto a mandare questi messaggi. Si può collocare in qualche modo l'orario del decesso? Quello stiamo aspettando con... Sì, intorno alle 3:30, 3:30, 4, sì. Come all'inizio si parlava anche di droga, oltre che a questo momento di gelosia, diciamo. È esclusa o c'entra anche... Per quanto sia una realtà sana... della marijuana circola, della droga circola, purtroppo abbiamo episodi anche molto vicini e molto più gravi per quanto riguarda il mondo della droga. Al momento io serenamente ritengo di escludere questo movente. I tre si sono incontrati quindi al mattino o all'ora di pranzo? E dopo pranzo sicuramente. Dopo successo? Sì, nel primo pomeriggio. Ma diciamo pure che almeno per quanto poteva pensare la vittima, è un incontro casuale. Poi, se questi lo seguono un po' come orari, o possono averlo contattato, fatto contattare o fatto chiamare per dire vuoi venire anche tu, lo stiamo valutando, stiamo verificando questa cosa. No, si è parlato anche di un possibile rituale, cioè di un omicidio che è vicino a questa croce di metallo, plausibile. Sinceramente anche noi eravamo molto preoccupati per questa circostanza, che invece è dovuto solo al fatto della presenza di questa croce a cui il ragazzo è stato appoggiato, piena di sangue. Ritengo che poi eventualmente sarò smentito da ulteriori elementi di fatto. Al momento l'ipotesi è che lui inginocchiato sia stato colpito alla gola proprio sotto la croce, parecchio sangue tutto d'intorno. E poi anche c'è stato il trascinamento del corpo verso il bordo del poggio e il lancio del corpo nel dirupo. C'era lei per te. Sì, no, volevo capire se questo contatto, sì, che lei ha detto, ripeto, casuale, sì, tra i tre, diciamo, quindi non c'è stato un sms che viene a fare il bagno, c'è stato un incontro. Sì, c'è stato un incontro. Un incontro fisico. Sì. Nessun sms, l'unico sms che c'è di questa storia è quello che poi sarebbe partito dal cellulare di Ismaele, che non, sì, si sa ancora se sia stato a scriverlo lui oppure i suoi assassini. Sì. Ah, esiste anche un altro cellulare possesso del ragazzo? C'è un iPhone che stiamo cercando. Sì, del ragazzo? Sì, del ragazzo. Perché questo non si trova? Cioè... Perché la zona permette di... Sì, permette di nascondere, non dico un'automobile, ma un grosso sacco dell'immondizia viene celato molto facilmente. Senta, non c'è stata quindi una formale, da quello che, sì, la testimonianza del gruppo di due che parla, sì, non c'è stata una contestazione, cioè lui è morto senza sapere sostanzialmente perché, o c'è stato un confronto poco prima dell'omicidio? O uno scambio di sms o... Allora, scambi di sms no, perché rapporti diretti non c'erano fra loro. Stiamo vedendo se c'era
in Facebook c'è un gruppo di amici, uno può essere amico di un altro gruppo e attraverso questa serie di contatti ci può essere un rapporto fra due persone che magari non si frequentano nella vita reale. E, al di là di questo, attualmente proponendo per la casualità, soprattutto da parte della vittima, che si è visto questi ragazzi che conosceva di vista, che peraltro sono di famiglie estremamente corrette, integrate, hanno altri figli che bravissimi, vanno a scuola, loro lavorano, non pensiamo a chissà quale provenienza da parte di questi due ragazzi, hanno le stesse problematiche, hanno cittadini italiani o di qualunque altra nazionalità, ecco, questo ci tenevo a dirlo, che non è venuto fuori. Ovviamente di quella, quindi diciamo della storia di Nacruz, ma questa diciamo presunta relazione tra Israele e i ragazzi c'è stata? A noi non risulta questa. Potrebbe essere soltanto una fantasia. Sa, io vedo, sorrido una ragazza, magari gli offro un gelato, lei mi sorride a sua volta, mi scambio il numero di telefono e cellulare. Per qualcuno già basta questo per sentirsi tradito. Ma ragazza, questa ragazza è stata sentita? Sì, abbiamo sentito tutti. Che cosa ha detto? Sì. Ha detto che ci è rimasta malissimo, ha detto che lui era diverso tempo che era arrabbiato con lei e con Ismaele per questa, che lui ritiene una relazione, per questo tradimento che lui avrebbe subito, e lei ha cercato di dissuaderlo da questa cosa, dicendo no. Sì. È una ragazza di quanti anni? 19. Lei è Macedonia. Sì. Ci dice qualcosa di più sui due giovani albanesi? Diceva la provenienza, cosa fanno, nella vita sono andati in Italia? Ma uno si è diplomato geometra, l'altro sta il Mario. Sì, il Mario, sì, sai che non mi sbaglio. Sì. No, sono nati in Albania e sono venuti con la famiglia al completo qua in Italia. E l'altro stava seguendo, tant'è che quel giorno, e l'altro stava seguendo i corsi dell'Injob, tant'è che Injob, che preparano corsi di preparazione al lavoro per varie professioni. Tant'è che il lunedì, se non sbaglio, lui aveva un corso da fare, prima si è recato a Cattolica, poi ha detto che è stato trasferito a Sant'Arcangelo di Romagna. Magari è stato anche un modo per allontanarsi dal luogo. Colonnello, ieri ha visto la reazione della cittadinanza. Sì. Non posso parlare di questo episodio. Guardi, ora ho la presunzione di parlare in un campo di cui non sono ferrato, no? Sociologia magari può sembrare un discorso da tuttologo. Io però ho visto un gran vuoto in queste persone, un gran vuoto, ci guardavano come se chissà cosa, alla fine che cosa è successo, niente, è stata una vendetta, è stato un sistemare una persona che non voleva stare al suo posto, così. Ma più dall'atteggiamento che dalle parole. E io mi auguro che nel luogo dove si trovano abbiano il tempo di capire, meditare, e hanno anche l'età per poter cambiare, per poter diventare delle persone diverse da quello che sono adesso. Lo auguro per loro. Sì. Poco prima dell'omicidio c'è stata una discussione, quindi hanno parlato della questione della ragazza. Allora, cosa è accaduto effettivamente in quei 45 minuti, perché uno di due, questo è il lasso temporale che ci ha indicato, che dobbiamo anche verificare, e stiamo verificando appunto vedendo gli spostamenti dei cellulari. Non ci sono stati grossi scambi, non è apparsa la viatura, è stato d'improvviso questo colpo che ha tramortito il ragazzo. Così c'è stato descritto, il calcio, così c'è stato descritto. Probabilmente sì, o mentre lo colpivo può avergli urlato qualcosa, poi gli detto qualcosa. Però dato da il calcio o dall'altro? Da il glitch, sì. E allora,
è, per il momento è quello che ci hanno dichiarato. Adesso stiamo verificando sul corpo della vittima, sul corpo di Ismaele, se ha tracce di lesioni da difesa, se ha tracce riconducibili a loro sulle proprie mani, sul proprio corpo, e perché è chiaro, chi è coinvolto, chi è presente dalla sua versione, ma noi dobbiamo suffragarla con elementi di fatto, è quello che stiamo facendo in collaborazione anche con il medico legale. Sì. Sì, la missione l'ha data il Mario. Mario, che avrebbe fatto proprio qui l'altro ritaglio. Questa è la versione che abbiamo fino adesso, chiaro. Sta valutando, la dottoressa Lilliu sta valutando questa, l'esatta rubricazione. Ma è vero che sarebbe stato legato alla croce prima? No. 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 Questo nastro era... Lui se lo dovrebbe essere portato per immobilizzarlo in qualche maniera o poi per far sì che il corpo sia più facilmente trasportabile e per poterlo gettare eventualmente, come è stato fatto, poi giù dal poggio. Ma è possibile che si sia spezzato per il calore? Perché il nastro da pacchi una volta... Sì, non è che era circondato con... Sì, con tanti, sì. Pochi nastri e poi il calore era molto alto... Quindi erano conoscenti, non amici. Conoscenti, sì. Lo frequentava? No, anche di età diverse. Una mappa che arriva fino alla Marzana. Sì. È il percorso che lui presumeva di fare. Sì, sì, sì. È stato trovato. Sì, non perché. Comandante, scusi. Sì. Sì. Amico a colpire e a tagliare la gola a Ismaele. Sì. Quindi gli ha descritto la dinamica e sì. Ha parlato anche di una vendetta per ha usato la parola vendetta. Cosa ha detto? Lui sì, ma l'atteggiamento attuale del Mario è quello che lui si è trovato lì per caso. Lui sapeva sì di questo assio del Igli nei confronti di Ismaele. E probabilmente se ci fosse stata da dargli una lezione poteva anche starci in questa aggressione, però poi ha visto in maniera da lui da parte sua impassibile, ha visto che questa aggressione è poi sfociata in un omicidio e così non so come, no. Quindi ve lo raccontava anche in maniera impassibile. Sì. Anche nel racconto invece lui nega o si non, nega proprio... non parla non ha detto assolutamente nulla. Quindi neanche negato non parla, basta la facoltà di non rispondere come suo diritto, no. Io non ho capito dove avete trovato due ragazzi, cioè allora uno si stava dirigendo verso Monte Marciano Igli, quello che sì, con la macchina della madre che abbiamo sequestrato e che dove abbiamo trovato anche elementi interessanti. Igli. L'altro era a casa. L'altro era a casa, sì. Ed era in procinto di... E anche lui era in procinto di... Organizzarsi e allontanarsi. Sì, si era messo. Sì, sì, si era messo lì. Cioè probabilmente... Sì, stava andando a Bari per imbarcarsi. Sì, a Bari ancora, il primo traghetto. No. No. E l'avete trovato di notte o di giorno? E lui ha fatto in modo che noi potessimo agganciarlo attraverso i suoi telefoni e l'abbiamo subito seguito e trovato. D'altronde il grosso problema di tante persone è che senza telefono si sentono sordomuti. È come una foca che sta sotto il pacco finché non trova un buco per respirare e poter comunicare, pensa lui, col mondo, si sente morire. Lo devono accendere. Sì. Non ce la fa. Allora, sempre ci vuole l'accendere. No, spegneva, prendeva una boccata d'aria e poi si ributtava. Noi come il pescatore Inuit abbiamo aspettato con la fioce. Ma quando è stato aggredito sotto la croce era già stordito, quando è stato sbocciato. Sì, sì, sì. Beh, perché... stiamo facendo anche l'esame tossicologico, non lasciamo intentata nessuna circostanza, nessuna
situazione che poi possa venire fuori in un secondo tempo. Ripeto, le analisi che sta eseguendo il medico legale sono molto delicate e molto complesse, tant'è che è stato portato a Torrette di Fano, la salma è lì, per fare un esame completo. Vediamo appunto se ha ingerito come qualunque sostanza che possa aver minorato la sua volontà, la sua forza anche di reagire, ecco, la sua coscienza. Si presume che al momento del decesso lui forse non era neanche cosciente, non si sa. Lo dobbiamo verificarlo, ecco, non diciamo di no, lo sapremo. Sì. Li abbiamo richiesti, sì. Le vestiti che mi hai trovato sulla strada? I vestiti, sì. Cioè una scarpa ci avete detto che appartiene alla ragazza, cioè sì. Gli altri sono imprese di sangue, sono sporchi di sangue, sì. Che appartengono all'Igli. L'Igli, dopo aver commesso il delitto, si spoglia, mette tutti i suoi vestiti intrisi di sangue in un sacco dell'immondizia nero, ci mette anche questa scarpa, ci mette anche altri oggetti, si era portata anche una bottiglia per lavarsi e si rimette alla guida in mutande, scalzo, in mutande scalzo, guida, con l'altro a fianco che non dice una parola. Così la versione che ci sta dicendo il Mario. Si era portato la bottiglia per lavarsi, un po' di premeditazione. Ci potrebbe essere, diciamo. Si potrebbe postulare. Anche il nastro da pacchi, però chiunque può dire, chi non ha un sacco nero in macchina, una bottiglia d'acqua e un nastro da pacchi e un coltello. È sempre dentro l'auto. Dentro l'auto abbiamo trovato tracce di sangue. Sì. Sì. Tracce di sangue e abbiamo trovato una discreta somma di denaro, alcune centinaia di euro. Sì. All'Igli, quello. In macchina, sì. E materiale che anche questo è sporco di sangue che abbiamo repertato, acquisito. La macchina non percorsa, grigio chiara. Perché si è portato via la scarpa della vita? Probabilmente era sporca di sangue, poteva al momento, anzi era sicuramente sporca di sangue, al momento aveva l'opzione o gettarla e magari rimaneva visibile su un albero, oppure l'ha presa, si è spogliato vicino a questa scarpa. Ha preso tutto quello che c'era e l'ha portato via. Neanche magari si è accorto che era la scarpa del. Ma della vita. Un cambio, non ho capito, l'ho perso. Veramente nel trascinamento ha perso la scarpa. Ah, e poi l'ha recuperata poi. Lui si è messo alla guida in mutande. Sì. Ecco, questa è la dichiarazione che abbiamo dal Mario, perché poi durante il lungo interrogatorio lui in qualche maniera trova la maglietta, vanno a fare questo bagno. Ripeto, non è concluso ancora nulla, dobbiamo ancora verificare e dimostrare tanti passaggi di questa vicenda. Allora, veniva Fernando a Monte Marciano, lui era vestito, cioè come era. Sì, si era cambiato. Sì, c'era un cambio. Sì. Ma era tornato anche a casa. Era a casa. Sì, sì. Ecco, esatto. Aveva preso anche il passaporto. Ha accumulato dei soldi, preso il passaporto e poi. Scusa, precisamente in autostrada dove l'avete? Non eri in autostrada. Ah, non in autostrada. Dove quindi? Verso Monte Marciano. Già, Monte Marciano. Sì. Non è il bagno dal fiume lo fanno così, per lavarsi ulteriormente o in un modo. Il bagno al fiume l'avevano già programmato. Sì, sì. Sì, sì, dopo. Probabilmente sì, già che c'erano. Era un ottimo sistema per levarsi perlomeno le macchie di sangue.